Ciao a tutti ragazzi, io sono Bubazzone, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con il video del resoconto della 14ª giornata di Serie A. Le giornate comunque stanno veramente volando, passano veramente in modo velocissimo e siamo già alla 14ª. Tra l'altro stasera inizierà la 15ª e poi ci sarà la sosta per i mondiali. Quindi iniziamo a parlare delle partite. La prima è quella di Napoli-Empoli, partita di cui avete visto anche la reaction, quindi io sono andato per l'appunto allo stadio e io ho visto un Napoli che ha sofferto molto perché effettivamente il Napoli non ha saputo gestire il gioco come ha fatto ad esempio contro il Monza oppure come ha fatto contro il Sassuolo. Comunque non ha dominato la partita, ma l'ha vinta da grande squadra, con l'episodio, diciamo, l'ha vinta con l'episodio, perché comunque se non ci fosse stato quel rigore su Osimhen, io non so come sarebbe cambiata la partita, non so se il Napoli avrebbe comunque trovato il gol successivamente. Però comunque il Napoli l'ha vinta da grande squadra, in quanto l'ha vinta con l'episodio. E quindi è tanta roba perché il Napoli deve vincere queste partite sporche e il Napoli l'ha vinta e adesso la situazione di classifica si mette veramente bene, perché poi andremo a vedere la situazione di classifica e vedremo che il Napoli sta a più 8 sulla seconda, che è tantissimo distacco, considerando che siamo solo per la, come dicevo prima, 14 giornate dall'inizio della Serie A. Comunque, come dicevo prima, ho visto un Napoli che non è riuscito a dominare il gioco. E quindi ho visto anche l'Empoli che si affacciava comunque nella metà campo del Napoli. Certo, il Napoli ha meritato la vittoria perché ha giocato sicuramente di più e meglio dell'Empoli. Però comunque per quello che ci si aspettava dal Napoli, la vittoria non è poi stata così tanto scontata. Perché io, come vi dicevo prima, se non ci fosse stato quel rigore su Osimhen, magari la partita del Napoli l'avrebbe pareggiata oppure persa. Perché sembrava proprio una di quelle partite sporche. Una di quelle partite che l'anno scorso avrebbe perso, come quella contro lo Spezia, come quella contro l'Empoli, per l'appunto, e quindi è una partita effettivamente sporca. Il Napoli di solito queste partite non le vince, però quest'anno, in generale, questa qui l'ha vinta. Quindi tanta roba per il Napoli, che adesso dimostra di essere veramente una grande squadra con questa vittoria, perché non solo riesce a vincere quando domina il gioco, ma riesce anche a vincere quando l'altra squadra gli dà filo da torcere, e quindi nelle partite proprio dove sporche, diciamo, nelle partite dove gli serve l'episodio, il Napoli ce l'ha avuto. Poi passiamo a Cremonese-Milan. Secondo me qua c'è poco da dire, sono mancati i campioni. Cioè, sono cambiati i giocatori che effettivamente avessero il guizzo, come Olivier Giroud, come Rafael Leao, come Sandrino Tonali, che ha giocato, ma secondo me non ha giocato neanche benissimo. Quindi, secondo me è mancato questo. È cambiato, cioè, ha cambiato la partita effettivamente l'uguaglianza della qualità dei giocatori, perché Pioli, secondo me, l'ha giocata male. Quindi qua le colpe le do a Pioli, però poi vi dico perché io non sono tutte di Pioli. Cioè, Pioli l'ha giocata male perché se l'è giocata a specchio. E dato che la Cremonese non puntava, diciamo, a vincere, ma puntava comunque a pareggiarla questa partita, se tu giochi a specchio permetti di avere le marcature perfette alla Cremonese, come permetti di avere le marcature perfette alla tua squadra. Quindi, in poche parole, permetti alle difese di prevalere sugli attacci. E questa cosa faceva, era favorevole per la Cremonese. Poi sì, il Milan aveva delle molte assenze e su questo non ci piove, però comunque schierare questa formazione io onestamente non l'ho compresa tanto. Secondo me Pioli, come vi dicevo prima, cercava il guizzo del giocatore, però se io, diciamo che Brahim Diaz in questa stagione sembrava aver iniziato bene, adesso sì, sta giocando effettivamente bene, però comunque secondo me non può essere paragonabile a uno come Giroud, a uno come Leao, a uno anche con Ibra, perché quando giocava Ibra anche Ibra ti dava quel guizzo in più, a uno come Tonali, e quindi serve che io ti fa vincere la partita, come effettivamente per il Napoli lo è stato Osimhen, perché Osimhen si è andato a prendere il rigore che poi ha fatto vincere il Napoli. Non c'è stato invece l'Osimhen di turno in questa partita. Non c'è stato chi andava a cercare l'episodio oppure chi magari con un guizzo riusciva a segnare e a portare in vantaggio il Milan. Poi Pioli ha messo dentro Leao,
Giroud era squalificato per una scemenza, diciamo, ha fatto veramente una scemenza. Giroud forse non lo sapeva quando l'ha fatto a togliersi la maglia. Diciamo, mi aspettavo un po' di più anche da Messias, anche se Messias forse nel Milan è quello che mi è piaciuto di più, con Bennacer e con in generale tutta la difesa, perché come vi dicevo prima, il modo di giocare di Pioli e come per l'appunto l'aveva ideata, le difese vincevano sugli attacchi, quindi comunque effettivamente così è stato. Poi è normale che c'è un Carnesecchi pazzesco nella Cremonese che ha parato veramente un bel po' di cose, però non è un alibi per il Milan, perché comunque il Carnesecchi io onestamente già lo conoscevo, sapevo che era un ottimo portiere, però a parte questo è comunque non ha fatto nessuna occasione secondo me proprio pulita pulita il Milan, cioè non c'è stata proprio un'occasione che dici Madonna chi ha sbagliato questa la doveva proprio buttare dentro e ha fatto un errore madornale, cioè non c'è stato nessun errore da matita rossa, c'è stato semplicemente un susseguirsi di occasioni del Milan che poi hanno portato sia alle parate di Carnesecchi e sia a questo risultato che al Milan purtroppo è sfavorevole. Diciamo che i tifosi del Milan secondo me devono essere abbastanza arrabbiati, perché io sono deluso onestamente da questa prestazione del Milan, cioè mettendomi nei panni di un milanista io vedo proprio una squadra che non ha avuto la voglia di vincere, perché proprio come vi dicevo prima, è mancato il guizzo di chi si andava a cercare l'episodio, che magari può essere anche un Kvaratskhelia effettivamente, cioè Kvaratskhelia nel Napoli fa proprio questo secondo me. E purtroppo nel Milan quella sera non c'è stato il Kvaratskhelia di turno o l'Osimhen di turno, eccetera, eccetera, che invece c'è stato col Napoli. Poi passiamo a Sassuolo-Roma e questa onestamente è una partita da risultato abbastanza bugiardo, ma dico bugiardo perché il Sassuolo secondo me ha fatto molto meglio della Roma, ci si aspettava ovviamente di più dalla Roma, però io dico che è bugiardo perché il Sassuolo in queste partite di Serie A mi sembra sempre un po' sfortunato quando deve concretizzare le azioni, cioè se magari effettivamente il Sassuolo c'ha una partita che la vince in modo sporco e una partita che la vince dominando, il Sassuolo non riesce a vincere le partite in maniera sporca. Questo, onestamente, la motivazione non lo so, però mi sembra un po' sfortunato quando deve concretizzare. Cioè, sfortunato, ma ovviamente ci vuole anche bravura, però comunque mettendo in chiaro la qualità dei giocatori del Sassuolo, un po' di sfortuna ce l'hanno nel concretizzare, per questo dico che il risultato è bugiardo, perché effettivamente forse il Sassuolo non ha meritato di vincere, non meritava di vincere. Però comunque io ho visto meglio il Sassuolo che la Roma in campo, poco ma sicuro. Poi è normale che Tammy Abraham, così si dovrebbe pronunciare, fa un gol che a me è piaciuto tantissimo, di cui nessuno sta parlando, non so il motivo. Poi tanto si è anche sbloccato perché veniva da un periodo dove non segnava manco con le mani e si è sbloccato. Poi anche Pinamonti fa comunque un bellissimo gol e mette in pari la situazione, secondo me giustamente. Questo risultato è proprio il più giusto di tutta la partita, però come vi dicevo prima il Sassuolo è sceso meglio in campo della Roma. Il pareggio sì ci sta, anche l'1-1 secondo me è perfetto come risultato, però il Sassuolo meritava qualcosina in più, forse non abbastanza però per vincere la partita. Poi passiamo a Lecce-Atalanta e questa partita io me l'aspettavo, perché mi aspettavo proprio questa partita, più che altro è stato il risultato che è stato inaspettato, piccolo gioco di parole, perché non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta. Io sapevo che in queste partite l'Atalanta poteva cadere, infatti, io anche quando comunque facevo i pronostici mi coprivo sempre con il pareggio, perché conoscendo un po' l'Atalanta sapevo che queste partite insidiose, sì, per certo insidiose, che però l'Atalanta deve vincere, non sempre le vince. In questo caso è proprio caduta l'Atalanta, ha perso, ma qua ha perso per l'errore di Okoli per errore d'Okoli, però anche per l'altro errore, perché alla fine i gol che ha preso l'Atalanta sono veramente stupidissimi. Il primo che è stupido perché la difesa è praticamente addormentata, cioè un sacco di rimpalli di testa, la difesa addormentata, veramente addormentata. E poi il secondo gol su un errore di Okoli, di Francesco, poi ti va dritto, salta il portiere e segna. Poi l'Atalanta trova i gol prima della fine del primo tempo e
un bel gol dell'Atalanta perché secondo me sono questi i gol che devi fare contro le squadre piccole, perché secondo me se Zapata fosse stato contro Kim questo gol non l'avrebbe fatto onestamente, però quelli sono altri discorsi. Quindi Atalanta che comunque riesce ad accorciare le distanze, ma che poi nel secondo tempo non riesce a prevalere. E secondo me questo risultato è giusto. Cioè, forse è ingiusto perché il pareggio era forse proprio il risultato perfetto, però è un po' il discorso che vi facevo con Sassuolo Roma, cioè secondo me il Lecce è sceso meglio in campo rispetto all'Atalanta, quindi ci sta che magari abbia vinto di misura, però forse il pareggio, cioè di sicuro secondo me l'Atalanta non meritava di vincere questa partita, poi il pareggio ci stava come la vittoria ci stava, diciamo che erano entrambi i risultati giusti per me. Poi passiamo a Inter Bologna, che è una partita veramente che io mi aspettavo pochissimo, perché l'Inter in questa stagione ha dimostrato che non è una squadra che vince tante volte di lungo, cioè nel senso, non so se si dice di lungo neanche, però nel senso che non fa molte goleade e ce l'ha dimostrato in questa stagione, tende a subire molti gol. Certo, con le squadre piccole l'Inter vince sempre, ha vinto sempre in questa stagione, però l'Inter da un certo punto di vista deve migliorare e magari questo è l'inizio del miglioramento. Certo, io mi preoccuperei solamente in una cosa se fossi nei tifosi dell'Inter, cioè che l'Inter magari si è un po' svegliata dopo aver preso il gol. Quindi il Bologna segna al 22esimo, poi Dzeko la pareggia al 26esimo, Di Marco al 36esimo, poi la marea di gol che ha fatto l'Inter e quindi poi vince 6-1 e dilaga. Però comunque il primo gol l'ha fatto il Bologna, quindi l'Inter è andata in svantaggio, però io mi preoccuperei poco di questo. Quindi comunque l'Inter vince e convince in questa partita, veramente un dominio totale dell'Inter, però come vi dicevo prima si è svegliato un po' dopo il gol preso, dopo il gol subito. Poi passiamo alle ultime due partite, ovvero a Verona-Juve e a Lazio-Monza. Voglio parlare velocemente di queste partite perché secondo me c'è poco da dire. Per quanto riguarda Verona-Juve è una vittoria proprio di Cortomuso perfetta. Perché il Verona però ha giocato benissimo e non si meritava sicuramente di perdere, ha giocato sicuramente meglio della Juve. Il Verona, come vi dicevo prima, come il discorso che ho fatto per il Sassuolo e come il discorso che ho fatto per il Lecce, è sceso decisamente meglio in campo. Ha dominato, tra tante virgolette, poi Ken ha trovato il gol. Effettivamente ci sta il gol di Ken, però il Verona un po' addormentato nel gol perché la Juve erano proprio dei burattini difensori del Verona nell'azione del gol. Però comunque una Juve che vince di Cortomuso e che quindi non dimostra di dover per forza dominare le partite per vincere. Questa è proprio la classica vittoria all'Allegri e effettivamente questa vittoria dimostra anche la qualità superiore della Juve, perché secondo me se per appunto anziché il Verona ci fosse stato il Napoli, anche se non avrebbe segnato, comunque non gli avrebbe regalato quel gol, perché comunque come dicevo prima la difesa del Verona non ha proprio, cioè erano dei burattini quando la Juve ha segnato, quindi magari se ci fosse stato il Napoli di fronte la Juve non l'avrebbe fatto quel gol. Un discorso velocissimo per Lazio-Monza, una partita effettivamente difficile, una partita che io mi aspettavo onestamente, perché cioè, io ho sempre comunque dato fiducia al Monza e quindi ci sta che la Lazio sia andata in difficoltà, l'importante è averla vinta, l'ha vinta un po' fortunata perché comunque il gol nasce sul rimpallo che il portiere comunque non riesce a bloccare la palla, però comunque l'importante è vincere, la Lazio ha vinto e quindi ha fatto il suo, quello che doveva fare l'ha fatto. Quindi passiamo alla situazione di classifica. Napoli prima a 38, impeccabili secondo me in questa stagione. Vincono, come dicevo prima, sia le partite sporche sia le partite che dominano, anche con delle assenze importanti come quella di Kvaratskhelia. Poi c'è la Lazio, come dicevo prima, anche la Lazio sta facendo una stagione. Non dico perfetta, perché perfetta secondo me è quella del Napoli, però veramente buonissima. Non, nessuno secondo me si aspettava la Lazio lì, quindi bellissimo percorso che adesso sta facendo la Lazio. Dimostra che forse senza Immobile gioca meglio. Non volevo entrare in questo discorso prima perché secondo me è un po' lunghetto come discorso, però la Lazio sta dimostrando che anche senza Immobile riesce a vincere. Poi c'è il Milan che perde proprio 2 punti per strada e quindi adesso si ritrova a rincorrere ancora di più. Il distacco aumenta e questo è un problemone per il Milan. Poi c'è la Juve, faccio più o meno lo stesso discorso del Napoli. Nella seconda parte, quindi nelle ultime 7 partite,
Oh, nelle ultime, diciamo, 6-7 partite sono perfetti perché vincono sia le partite di corto muso e sia le partite dominate, cioè giocate meglio, perché proprio una partita dominata, dominata, a parte quella contro l'Empoli, la Juve non ce l'ha fatta vedere. Poi c'è l'Inter che, come dicevo prima, anche essa ha dominato e quindi ci sta tantissimo questa vittoria. Certo, deve recuperare qualche punto, però comunque si trova a solo un punto dalla Juve che è in zona Champions, quindi ce la può fare. Poi c'è l'Atalanta che si trova con la sconfitta contro il Lecce, sempre a un punto della Champions, però in confronto all'Inter l'Atalanta ha sbagliato un sacco, perché questa era la partita che ti serviva per allungare il divario e magari per accorciare anche sul Milan e per arrivare a pari punti sul Milan, per non far arrivare la Juve sopra di te, e l'Atalanta questa partita l'ha totalmente sbagliata, quindi bruttissimo, ma veramente bruttissimo scivolone da parte dell'Atalanta. Quindi questo video finisce qui, io vi do sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale. Noi ci dovremmo vedere o dopo con i pronostici di Bubazzone, sì, mi sembra, perché i pronostici di Bubazzone devo ancora caricarli, e quindi noi ci vediamo per l'appunto dopo con i pronostici di Bubazzone. Ciao!